La voglia è tantissima, noi viviamo per questo, siamo atleti professionisti, ma il calore del pubblico è sempre quel fattore in più che un atleta ricerca sempre, che sia questo un atleta appunto di rugby piuttosto che di un altro sport, quindi in realtà è la cosa che noi più vogliamo cercare di tornare nella normalità il prima possibile, quindi cercare di avere il pubblico e di sentirlo veramente vicino al campo e quindi mi raccomando, venite tutti quanti numerosi per assistere a quello che sarà secondo me un match molto aperto e combattuto, vi aspettiamo a Franchi. Come sta la squadra dal punto di vista fisico e dell'attitudine? La squadra sta bene, la squadra è una squadra diciamo giovane, abbiamo molti innesti che sono venuti quest'anno e che sono comunque ragazzi ventenni, un po' siamo quindi diciamo più trainati dal basso che non dall'alto, diciamo da questo punto di vista. Però quindi è una squadra con molta energia, con a volte magari forse anche un po' di foga, però è una squadra che quindi si vuole mettere in mostra, siamo pronti a dimostrarlo. Abbiamo lavorato duro, abbiamo fatto un bel prestagione, è stato anche il primo con tutti i ragazzi in nazionali, quindi senza interruzioni, quindi l'abbiamo potuto fare tutti quanti insieme. Secondo me quindi è stata una grande occasione e quindi spero di riuscire a dimostrarlo insieme ai miei compagni in campo questo venerdì. Come state preparando la sfida con i sudafricani Lions? I Lions, come un po' le squadre sudafricane, sono insomma squadre molto fisiche, quindi sappiamo quello che ci aspetta come battaglia dal punto di vista, appunto, come ho detto, fisico. Sono anche ragazzi molto atletici sui tre quarti, quindi sono persone che giocano molto bene il contrattacco, sono giocatori che hanno delle velocità di picco importanti, quindi sappiamo che dobbiamo essere concentrati, non cercare di lasciare spazi perché loro giocano molto le situazioni rotte e sono molto bravi a farlo. Magari sicuramente invece avranno un aspetto un po' più deficitario dal punto di vista dell'organizzazione rispetto, diciamo, a squadre un po' più blasonate come incontriamo vari Leinster, Munster, altre, insomma le irlandesi. Sono appunto una squadra che gioca molto la situazione rotta, quindi dobbiamo essere molto attenti. Quali aspetti del gioco secondo te saranno determinanti nella sfida? Sicuramente il breakdown e insomma il momento in cui c'è il placcaggio, il momento in cui si verifica poi il contatto individuale, ma è quello che insomma, la somma di tutti i contatti individuali sarà anche poi il termometro di come la squadra vuole reagire a una squadra fisica, come ho già detto, sono loro che sono una squadra sudafricana. Quindi mi aspetto comunque una partita con alta intensità, con la loro voglia di voler arrivare qui e dominarci fisicamente e la nostra di voler cercare di tenere sicuramente botta con la nostra difesa, che l'altro anno è stata comunque veramente, abbiamo fatto un passo avanti, è stata una difesa comunque molto buona, e cercare quindi di giocare poi le nostre organizzazioni, i nostri palloni di recupero. Tu, Giulio, sei stato riconfermato capitano delle Zebre, squadra che hai abbracciato nel 2014 e con cui hai collezionato 107 presenze. Che significato ha per te questa maglia? Beh, questa è la maglia con cui sono cresciuto, sono arrivato qua da ragazzo fondamentalmente, quindi è una maglia che mi sento di indossare, che sento veramente come una seconda pelle. Per me è comunque sempre un onore giocare e stare dentro al gruppo e farlo da capitano. Cerco sempre di interpretare al meglio questa posizione, anche se in realtà poi ormai in gruppi così allargati il nostro è un vero e proprio, cioè insomma, c'è un piccolo gruppo di leader con anche i vari Tommaso Castello, Tommaso Boni, insomma ci aiutiamo a vicenda anche Dave a gestire quello che è il gruppo, però sono contento, mi sento dove voglio essere in questo momento. Che stagione ti aspetti a livello personale, ma anche di squadra? Beh, quello che mi aspetto è una riconferma comunque di una stagione a livello almeno fisico, visto che vengo da un infortunio e visto anche come a me piace intendere il modo di giocare, mi piace giocare molto all'altezza, mi piace sia in difesa che in attacco correre delle linee aggressive, di essere un giocatore un po' di temperamento e quindi un po' diciamo fare il collante anche tra quello che può essere il tre quarti e la mischia per quanto riguarda la comunicazione in difesa, in attacco per cercare appunto di spronare un po' i ragazzi. Però penso che comunque sia questo il mio ruolo principale, ma spero comunque di riconfermarlo cercando comunque di coronarla poi a livello di prestazioni con insomma, che siano medie, che siano comunque placcaggi, insomma quello che mi si richiede di fare in campo io cerco sempre di farlo, ma spero insomma di farlo al meglio. Le aspettative di quest'anno ci siamo detti che comunque vogliamo cercare di dare, diciamo, un po' di onore al nostro stadio, ci siamo messi dentro a fare delle attività di team building come abbiamo già fatto vedere e abbiamo risistemato un po' i luoghi comuni, abbiamo cercato di dare anche un po', diciamo, una direzione a quello che deve essere la cura del nostro stadio. In questo momento l'abbiamo fatto passando per quelle che sono, insomma, le cose che sono fuori dal rettangolo verde, ora venerdì inizieremo a farlo vedere invece proprio sul campo da gioco. In bocca al lupo, Giulio. Grazie mille.